Ottava settimana, tempo ordinario, anno pari, mercoledì. L'insegnamento di San Pietro. Ecco le sue linee essenziali. Noi siamo stati salvati dal sangue di Gesù, il nostro Redentore. Quel sangue che è molto più prezioso dell'oro e dell'argento. Siamo stati attirati attraverso il dono ben esercitato della fede. E lui lo annuncia, il risorto, il Salvatore. La risurrezione di Gesù è prova che lui è Dio, ha vinto la morte. Insieme alla fede è necessaria la verità, l'obbedienza alla verità. Fede e intelligenza, unite insieme per riconoscere e amare Dio. Vi è come una vita, è una vita nuova, la vita divina. Non è più secondo il seme dell'uomo, della donna per la procreazione. L'uomo passa, la donna passa, come i fiori dei campi, mentre il seme nuovo della vita divina è la parola stessa di Dio. E Dio in noi, il Verbo di Dio che si fa carne in noi come in Maria, Lui in noi. Vita nuova, vita vera, vita divina, vita eterna. La fede deve essere completa. Gesù presenta il suo prossimo futuro sulla croce. È il mistero pasquale. Lo rivela ai suoi amici, gli apostoli, lungo il cammino, la sua passione, la sua morte avvilente, ma poi, dopo 3 giorni, la risurrezione. Lo comprendono. Giacomo e Giovanni, che sono tra i suoi più cari apostoli, si presentano per chiedere un premio terreno, vorrebbero stare alla destra e alla sinistra del nuovo regno di Israele, un dominio. E Gesù dice: ma potrete essere battezzati nel mistero della passione, morte mia? E loro dicono di sì, arditamente. Gli altri dieci, si irritano con loro, pretendevano lo stesso posto loro. E allora Gesù rispiega il mistero pasquale. Bisogna servire, bisogna morire. Io sono venuto non per essere servito, ma per servire, per dare la mia vita, il riscatto per molti. Maria ha vissuto il mistero pasquale e tutto in lei sin dalla giovane mamma, quando il vecchio Simeone le preannuncia la sua passione. Una spada ti trafiggerà l'anima. Come anche Gesù venendo nel mondo, ecco, io vengo per fare la tua volontà, e sulla croce morirà per noi, per toglierci il peccato del mondo. Se noi viviamo il mistero pasquale con Maria nella Chiesa, allora anche per noi si realizzerà la pienezza della vita, vita tramite il cuore di Gesù e di Maria, vita nell'eternità.